In questo video andrò a rispondere a un po' di frasi fatte dei tifosi del Toro che mi capita spesso di leggere sui social o anche sotto i miei video, soprattutto nei post partita, quando il sangue è un pochino più caliente e quindi delle volte si scrivono cose che poi analizzata a mente fredda si dovrebbe avere la capacità di capire che non hanno senso. Questo non è per sminuire il pensiero altrui, però. Ecco, sempre per quel principio che una cosa ripetuta un milione di volte diventa un'assoluta verità, dobbiamo fare dei distinguo e cercare di capire che non sempre queste, appunto, quelle che io definisco frasi fatte, che sono buone un po' per tutte le stagioni, no? Quando le cose soprattutto vanno male, abbiano poi davvero un senso se, insomma, ragionate e discusse. Quindi io lì vi voglio buttare qualche spunto di discussione e poi vi leggo volentieri nei commenti. Prima frase che io non riesco veramente più a leggere, tra virgolette, a tollerare. La società non vuole andare in Europa. Partiamo da un presupposto. Il toro nel ventennio di Cairo non è mai stato attrezzato per andare in Europa. Quindi, se le aspettative di inizio stagione ti portano a pensare che puoi lottare per l'Europa, ok? Sono sbagliate. Sono sbagliate per ovvi motivi economici soprattutto e poi anche tecnici. Se poi questa cosa non accade e non ce la si può prendere con la società perché sono le tu tue, non tue, nel senso che di te che mi stai guardando, tue, diciamo, ragionando di sistema, aspettative che erano troppo alte e quindi sbagliate rispetto a quella che è poi la realtà. Ok, io posso anche avere l'aspettativa di andare a cena con Megan Fox, ma al 99,9% Megan Fox a cena con me non ci verrà mai. Quindi al momento del no, io non potrò dirmi deluso, perché era ovvio e naturale che andasse così. Bene, quindi cerchiamo anche di essere un pochino più razionali quando scriviamo certe cose, perché gli stessi che adesso ti scrivono che la società non vuole andare in Europa perché se no deve spendere, andiamo a fare brutte figure, eccetera, eccetera. Sono gli stessi che a inizio campionato ti dicono che la squadra è scarsa e che a dicembre ti dicono che il campionato è finito. Adesso arriviamo anche a quello. Il famoso progetto Europa, come lo definisce qualcuno, no, non esiste, non esiste, ma non lo dico con accezione negativa. Il Toro è una squadra come tante altre della media classe della Serie A che in un certo tipo di stagioni può inserirsi nella corsa all'Europa, ma non è obbligato a farlo perché ci sono comunque sette squadre più attrezzate di noi. E poi, sperando che qualcuno buchi la stagione, allora ci siamo noi. E infatti, quest'anno è un peccato perché la Lazio sta facendo male, la Fiorentina non sta facendo bene, il Napoli non ne parliamo, da campione d'Italia è tipo nono, è ottavo. Rischierà di non andare neanche in conference il prossimo anno. C'è stato l'exploit del Bologna. Bravi loro che hanno fatto quello che non abbiamo fatto noi. Approfittato di una stagione con tanti bassi da parte delle big per inserirsi nella corsa all'Europa. Vedremo, il Bologna nelle ultime partite è un po' calato a livello di risultati. Però che il Bologna possa giocare la prossima Europa League, non dico che è certo, ma è più probabile che possibile. Possiamo dirlo, anche non volendo portargli sfortuna. Bene. Quindi, non è che la società non vuole andare in Europa, cioè, poi mi dovreste spiegare, cioè, come si concretizza l'ordine di non andare in Europa? A un certo punto, quando la classifica è buona, Cairo e Magnati scendono negli spogliatoi a minacciare i ragazzi, a minacciare l'allenatore. Capite che non ha senso. Ragionate, per favore, ragionate e capite che non ha senso quello che viene detto riguardo a questo argomento. Poi la stagione è finita a dicembre. Allora, qua, tanto per cominciare, una stagione non può essere finita a dicembre, perché a dicembre, se va bene, è quasi finito il girone d'andata, quindi c'è più di mezzo campionato da giocare, più di metà punti ancora sul piatto. E quindi, se tu fai male il girone d'andata e molto bene il girone di ritorno, la stagione non è finita. Vogliamo prendere un esempio concreto? 18-19 con Mazzarri, girone d'andata medio, girone di ritorno della Madonna, si va in Europa, va bene, non per meriti acquisiti, comunque eravamo lì, giusto? Perché si è fatto un bel girone di ritorno. Quest'anno il Toro ha fatto un girone di ritorno più che discreto, con alcune battute d'arresto, però ha fatto male secondo me nel girone di andata. Quindi, se ora a oggi siamo ancora agganciati al treno dell'ottavo posto e anche il settimo, non è che
sia così lontano e perché nel girone di ritorno, quando tutti dicevano che a dicembre il campionato è finito, invece abbiamo aumentato i giri con qualche battuta d'arresto, ma con un incremento della media punti. Il campionato è un percorso, su 38 partite, non può essere finito dopo 17, ok? Bene, quindi anche questo è un dato oggettivo, a cui aggiungo commenti, meglio così dopo la partita col Frosinone, meglio così non andiamo in Europa, pensiamo ad altro, ma ragazzi, ma cazzo, ma tifiamo o tifiamo contro? Cioè, ma se io tifo per una squadra che sia attorno a un'altra, ma io voglio che la mia squadra viva il meglio, abbia il meglio, giochi bene, ma arrivi anche al risultato, voglio divertirmi, voglio poter sperare, se vado allo stadio, se mi guardo la partita in TV, che vada bene. Cioè, ma come si fa ad augurarsi il male della squadra per cui si fa il tifo? Come si fa? È allucinante questa cosa. È allucinante, così come è allucinante la tiritera della bassa qualità della rosa. Non è vero, ve l'ho già dimostrato in diversi video, abbiamo fatto delle comparazioni col Bologna, con la Fiorentina. Noi non siamo inferiori a queste squadre sulla carta a livello di qualità, perché le carenze che abbiamo noi loro le hanno in altri ruoli. Vi faccio un esempio molto semplice: un paio di settimane fa, anzi no, forse solo una, a Bologna hanno perso Ferguson, che si è fatto il crociato, rientrerà probabilmente a fine 2024, hanno perso quindi uno dei migliori giocatori della stagione e ora avranno molte difficoltà a sostituirlo. Perché? Perché anche la panchina del Bologna ha delle carenze. Tanto è vero che, per esempio, quando è mancato Zirkzee per squalifico per infortunio, il Bologna ha fatto fatica. Il Bologna è una squadra costruita con molti meno soldi rispetto al Toro, probabilmente con più competenza, questo sì, ma con molti meno soldi. Però il contesto, che però non comprende solo i giocatori, perché sennò è troppo facile, comprende anche tutto lo staff tecnico, quindi l'allenatore e la dirigenza, funziona meglio. Ma non è vero che il Bologna ha più qualità del Toro, non è vero che la Fiorentina ha più qualità del Toro, ha forse più scelta, ma guardate la classifica, la Fiorentina ha la stessa classifica del Toro. Non si può neanche dire che stiano overperformando, per carità, è di nuovo in una finale di competizioni europee, ma questo perché, anche qua lo dico andando contro trasversalmente a tutti, ha un grandissimo allenatore la Fiorentina, italiano, è bravo, è un allenatore che da quando allena in Serie C, dalla Serie C in poi, non ha steccato una stagione, men che meno da quando allena la Fiorentina. Questo, se ho voglia, poi vi faccio un video proprio a riguardo e ve lo dimostro. Quindi non è vero quando si dice ama il Monza, ama il Genoa, sono tutte balle che vengono messe in giro per il solito motivo, cioè per difendere l'operato dell'allenatore. Juric non ha bisogno di essere difeso dai tifosi, perché Juric è un bravo allenatore. E quando non gli riesce qualcosa è perché, probabilmente come tutti gli allenatori del globo terracqueo, ha dei limiti, ma non ha bisogno degli avvocati. Si vuole difendere Juric, ovviamente in contrapposizione, per andare contro la società. E quindi la squadra è sempre scarsa, i giocatori non valgono niente, soliti discorsi. Ma questo è perché noi dobbiamo crescere anche come tifosi, come mentalità, e dobbiamo imparare a pretendere quando è giusto pretendere, e dobbiamo imparare ad applaudire quando le cose vanno fatte bene, a prescindere da chi sia il presidente, l'allenatore, i giocatori. E questo troppo spesso non viene fatto perché siamo troppo attaccati ai risultati. Perché una partita come quella di Empoli è stata fatta bene, poi è stata persa per degli errori, e ci sono state altre partite non vinte in questo campionato che sono state fatte bene, e alcune partite vinte sono state fatte male, ma questo ci arriviamo dopo. Poi, altra cosa, Tizio, Caio, Sempronio non valgono X milioni. Questa è un'altra stupidaggine, perché è molto semplice. Quando tu vai a mettere tanti soldi su un certo giocatore, è ovvio che quel giocatore lì diventa una tua responsabilità farlo rendere. Se Vlasic non rende, non è perché è scarso, è perché non viene messo nelle condizioni di rendere. Se Ilic non rende, Ilic è uno dei giocatori più forti che abbiamo in rosa. Ilic è uno dei giocatori più forti e futuribili che abbiamo in rosa. Questo tralasciando il prezzo, noi gli Ilic non dovremmo comprarli perché costano troppo per quelle che sono le nostre casse, quindi vai a togliere risorse per altre operazioni. Questo è il modus operandi della società, non è una mia opinione.
E quindi Ilic probabilmente non andava preso. Ma quando l'abbiamo preso, io ero contento e sono ancora contento oggi di averlo in rosa, tralasciando poi la partita col Frosinone, la singola prestazione, ma Ilic è rientrato nell'infortunio, non era in palla, ma non c'erano alternative, doveva giocare lui. Ma Ilic è un giocatore che non sta rendendo perché non viene messo nelle condizioni di rendere, così come Vlahovic, così come secondo me anche Sanabria. Gli unici che overperformano, che comunque danno affidabilità, sono i difensori, perché il Toro è una squadra dall'animo marcatamente difensivo ed è questa la cosa che mi piace meno della gestione Juric. Così come ce ne sono tante che invece mi piacciono, questa non mi piace, non mi piace. Io spero che o Juric cambi mentalità o che a questo punto si cambi allenatore. Perché io vedere l'esaltazione della mediocrità, del difensivismo, del non prendere gol e festeggiarlo come per avessimo vinto la Champions, mi dà fastidio, mi infastidisce più di perdere una partita. Forse sono deformato mentalmente io, è possibile, ma mi dà un fastidio tremendo, tremendo. Poi, un'altra cosa che adesso direi anche basta, l'estate scorsa non bisognava fare granché, bisognava tenere Miranchuk. Ora, classifica alla mano, il Toro nella stagione 22-23 ha finito con 53 punti, mancano 5 partite, ne abbiamo 46. Ora, non arriveremo a 53 perché per arrivare a 53 bisogna farne 7, nelle prossime 5 partite farne 7 diventa complicata. Ma si può fare, non è che non si possa fare. Per me, queste ultime partite ce le giochiamo con tutti, a parte forse quella con l'Inter, che non dico do per persa, ma... secondo me perdiamo San Siro con l'Inter, ecco, mettiamola così. Poi se non perdiamo, meglio. Ma le altre, Milan, Bologna, Atalanta, Verona, ce le giochiamo tutte e quattro, se vogliamo. Noi ce le giochiamo tutte e quattro, a maggior ragione, col fatto che non abbiamo più la pressione di nulla. Possiamo dare... poi certo, se questi decidono di andare in vacanza, non è colpa mia. Ma possiamo giocarcela con tutte, compreso col Milan. Compreso il Milan, ok? Per cui... non si arriva a 53, siamo qua, mettiamo, facciamo 3 o 4 punti, si arriva a 50. Allora voi mi dovete spiegare che differenza c'è tra la stagione 22-23, 53 punti con Miranchuk, o la stagione 23-24 con tutte le difficoltà del caso, perché senza Miranchuk non si può giocare a calcio, dove magari arrivi a 50, 49, 51. Spiegatemi che differenza c'è. Spiegatemi che differenza c'è tra un Toro con Miranchuk e un Toro senza Miranchuk. Sicuramente poteva essere un giocatore che ti aiutava, che aveva nelle corde l'ultimo passaggio, che aveva nelle corde la giocata magari nelle parti bloccate, ma non è che noi quest'anno stiamo giocando con la rosa dell'Empoli, del Cagliari o della Salernitana. Il Toro ha una rosa competitiva per fare il campionato nel range settimo, decimo, undicesimo posto. Lo stiamo facendo e si ritorna al punto iniziale. Si pretende l'Europa da una società che in Europa sulla carta non può andare. E quindi è ovvio che poi si è insoddisfatti, è ovvio. Chiudo con una cosa, ricollegandomi ancora al discorso del risultato. Noi tendiamo ad associare la prestazione al risultato, quindi si vince bene, si perde male, ma non è così. Vi porto ecco, alcuni esempi. Posto che, ripeto, fino a dicembre il Toro ha fatto più prestazioni negative anche in partite vinte, tipo l'1-0 col Genoa, rispetto al 2024. Ecco, nel 2024 il Toro in campionato ha giocato 15 partite. Ripassiamole un attimo velocemente. La prima, 3-0 al Napoli, abbiamo da ridire sulla partita col Napoli. Poi si è fatto uno 0-0 a Marassi, io me la ricordo quella partita, la commentai un po' deluso, però ragazzi, si va a Marassi su un campo dove hanno vinto in pochi, ci può stare uno 0-0, cioè un pari che muove la classifica, ci può anche stare, siamo onesti. Poi si è vinto a Cagliari, poi partita bruttissima in casa con la Salernitana, a Sassuolo 1-1 e ci siamo mangiati l'impossibile. Poi c'è stato il 2-0 in casa con Lecce, prestazione negativa. Questo per dire che la mia analisi è a prescindere dai risultati. Con Lecce abbiamo fatto pena. Fortunatamente loro erano ancora sotto la gestione d'Aversa, quindi è bastato, diciamo, è bastato un po' di qualità in più nei singoli per vincerla. Sono d'accordo. Poi partita in casa con la Lazio, dove ci siamo mangiati anche lì tantissimi gol e abbiamo perso 2-0. Siamo andati a Roma a perdere 3-2 contro la Roma di De Rossi, che stava macellando tutti, e abbiamo fatto la nostra notissima prestazione. Lo 0-0 con la Fiorentina è inficiato dall'espulsione veramente da stupido di Ricci, e non abbiamo rischiato nulla, quindi in 11 contro 11 quella è una partita che puoi anche vincere contro una squadra che ti ha dimostrato andata e ritorno di non essere superiore a te. L'1-1 a Napoli, anche lì con un po' più di attenzione si poteva portare a casa, e comunque una partita
in casa dei campioni d'Italia che hai rimontato dopo il 3-0 che gli avevi fatto a Torino. Sei andato a vincere a Udine 2-0 dove potevi vincere 6-0. Hai battuto il Monza dove abbiamo concordato tutti ai tempi, e guardatevi i commenti sotto il mio video, sulla prestazione gagliarda da toro. Abbiamo detto prestazione da toro. Penso siamo ancora d'accordo, no? Poi abbiamo perso a Empoli mangiandoci l'impossibile 3-2. Il derby è stato giocato in maniera seria. E poi appunto c'è stata la partita col Frosinone dove, secondo me, a parte Torino-Salernitana 0-0, ecco, è un una tantum in questo girone di ritorno. Quindi il Toro ha fatto quello che doveva fare. Purtroppo ci manca qualcosa nella prima parte di stagione. Ma da qua a buttare via tutto, secondo me, si è troppo ingenerosi. Poi magari sono io, ripeto, che sono un po' troppo... sentirò meno il tifo rispetto a... non lo so... Però io so quello che vedo, cioè mi accorgo di quello che vedo, e quello che ho visto nel 2024, dove si poteva fare qualcosina in più, magari sì, ma si è fatto quello che più o meno io mi aspettavo nell'intera stagione. Il problema è la prima parte, ma purtroppo indietro non si può tornare, e io spero che quello che si è visto quest'anno sia da esempio e faccia, diciamo, da tesoro a quello che si vedrà il prossimo anno. Questo a prescindere da chi sarà l'allenatore, da chi saranno i giocatori, il mercato, la società, il direttore sportivo, eccetera, eccetera. Io parlo proprio di un cambio di mentalità. Cerchiamo noi di essere maturi in primis quando parliamo di Toro, quando analizziamo le partite, quando teniamo certe considerazioni, perché poi non possiamo pretendere che lo facciano, se non lo facciamo noi, non possiamo pretendere che lo facciano i giornalisti, che la maggior parte dei quali ha interessi a parlare e a scrivere in un certo modo, o le TV che bistrattano il Toro e noi ci arrabbiamo, quando siamo noi i primi a farlo, siamo noi i primi difensori del Toro. Ficchiamocelo in testa e cerchiamo di cominciare a parlare di Toro in maniera seria e costruttiva.